siamo con Sandro Pavoni. Una stagione passata con grandi risultati, ma soprattutto anche a livello giovanile, grandi risultati. Abbiamo visto un karate, l'arti marziali che hanno dato grandi frutto e grandi risultati per tutta la stagione. Sì, buongiorno a tutti. Sì, diciamo la stagione scorsa è stata una stagione molto fruttifera, diciamo, dal punto di vista dei risultati, per quanto mi riguarda, perché insomma, sono riuscito ad ottenere un terzo posto al mondiale, quindi un risultato molto ambito e diciamo, dopo tanti sacrifici, insomma, è un risultato che mi mancava a livello mondiale. Poi invece per quanto riguarda i bambini, insomma, stiamo crescendo molto bene. Diciamo, da quando ho avviato la mia società a partire da settembre, la SD Karate Pavoni, diciamo, i bambini si sono, diciamo, dati da fare e hanno ottenuto dei buonissimi risultati, diciamo, nelle gare a cui abbiamo partecipato. Quindi, insomma, siamo veramente soddisfatti di quello che è stata la stagione, tra virgolette, passata, quindi la 2019. Poi comunque una società che nasce nel 2019, quindi 2020 è iniziata in un modo che nessuno si sarebbe aspettato perché a questo punto come società incontrerete diverse difficoltà perché veramente nati ma già in una situazione di crisi perché i ragazzi non si possono allenare, ma soprattutto comunque varrà una società che ha costi di gestione. Assolutamente. Infatti, diciamo, la partenza è stata molto positiva, molto buona e diciamo, abbiamo già conquistato una serie di successi nelle gare che abbiamo disputato a dicembre e poi ci stavamo appunto preparando alla stagione agonistica vera e propria che parte sostanzialmente da, diciamo, abbiamo solo accennato a una gara a Spoleto e poi si partiva adesso sostanzialmente con tutta la stagione a partire dalla Coppa Italia che avevamo in programma, dal campionato nazionale e tutte le gare insomma, a livello sia nazionale che internazionale perché hanno subito tutto uno slittamento. Quindi ovviamente abbiamo avuto delle difficoltà in partenza, però sostanzialmente stiamo reggendo tra virgolette, abbastanza bene a questo, soprattutto per quanto riguarda diciamo, il discorso allenamenti. Perché sostanzialmente il karate è uno sport che tra virgolette lo possiamo praticare anche in casa, nel senso in piccoli spazi, ovviamente sempre con i limiti, però ci permette di continuare ad andare avanti. Ovvio che sono tra virgolette dei bambini, noi nella nostra società abbiamo bambini molto piccoli, da 3 anni e mezzo a salire, quindi. Ovviamente non è facile tenere degli allenamenti in gruppo, però come società sostanzialmente ci siamo organizzati attraverso quindi, i mezzi che la tecnologia ci offre fortunatamente in un periodo come questo che potrebbe essere invece negativo, ovviamente per il fatto di stoppare, diciamo, in fase soprattutto di preparazione. Che in questo periodo è diciamo, quella fondamentale, insomma, per affrontare al meglio le gare della primavera. Visto che ci si parla sempre di crisi in questo istante e la crisi più importante viene considerata quella del calcio, ma c'è anche il blocco delle Olimpiadi che in realtà poi è un danno per tantissimi atleti perché dopo 4 anni di preparazioni arrivi al top della preparazione e in alcuni casi è forse l'ultima occasione per poter conquistare le Olimpiadi, ti vedi saltare un'intera stagione per una situazione che porta dissapori, ma soprattutto un ambiente dove i guadagni non sono così eccessivi come il calcio. Assolutamente. Diciamo che questa delle Olimpiadi è veramente, tra virgolette, se mi consentite, una mazzata, soprattutto per chi vive, diciamo, di sport, parliamo di grandi campioni, quindi di sport a livello professionistico, dove, come dicevi tu, cioè, gli atleti lavorano 4 anni per raggiungere la preparazione per una sola gara.
Quindi è molto importante, insomma, prepararsi al meglio, fare tantissimi sacrifici e poi veder slittare il tutto. Io sentivo l'altro giorno che atlete come tipo la Cagnotto, la Pellegrini, probabilmente l'anno prossimo non potranno partecipare. Quindi ovviamente è un danno, soprattutto diciamo sportivo, ma anche, come dicevi tu, economico, anche perché ci sono degli sport considerati minori rispetto al calcio che ne soffrono tantissimo. E quindi giustamente è veramente una cosa molto molto negativa secondo me, però purtroppo ci siamo trovati di fronte a questa emergenza e purtroppo, cioè purtroppo fortunatamente vale per tutti, purtroppo diciamo negativo per tutto insomma. Quindi noi, ecco, come ti dicevo, ci siamo attivati come società facendo abbiamo aperto un canale YouTube per i nostri ragazzi dove facciamo dei video, li pubblichiamo per loro, loro si allenano, ci rimandano dei video, possiamo, tra virgolette, guardarli, correggerli anche da casa. Quindi, diciamo, il nostro lavoro continua anche perché ci tiene anche impegnati in questo periodo. Quindi cerchiamo di andare avanti comunque, anche in una situazione di crisi. Allora, vogliamo ricordare come si chiama questo canale, visto che comunque che siamo anche noi su un canale YouTube, vogliamo ricordare come si chiama questo canale, in modo tale che chi vuole vedere anche, vuole fare qualche lezione così a domicilio, lo può fare. Assolutamente, il canale si chiama ASD Karate Pavoni, è un canale privato, basta iscriversi, una volta iscritti noi diamo l'accesso, la possibilità di potersi allenare, provare, perché molti diciamo non conoscono il karate, diciamo l'hanno solo sentito dire, pensa che il karate sia solo, tra virgolette, menarsi, invece è tutt'altro. Il karate dal punto di vista diciamo tradizionale c'è una filosofia dietro. Noi cerchiamo di diciamo in tempi moderni di portarlo più verso una disciplina sportiva, anche perché insomma si lavora su molti percorsi di psicomotricità, si lavora sull'equilibrio, ovviamente sul rispetto delle regole. Quindi diciamo è tutt'altro. Noi insegniamo a fare tutto tranne che a picchiarsi. Questo è, volevo dirlo perché molte volte insomma viene inteso il karate come magari altre arti marziali come sostanzialmente il picchiarsi, ma il picchiarsi diciamo assolutamente no. Se succede, succede in gara con tutte le protezioni possibili e immaginabili, e quindi diciamo più che altro è una disciplina, rispetto delle regole, acquisire sicurezza in se stessi, quindi crescere in modo sano, e cerchiamo di tenere i ragazzi più lontani possibile da tutte le cose che insomma oggigiorno tendono a portarli sulla cattiva strada. Diciamo, cerchiamo di fare il nostro, insomma. Benissimo, allora salutandoci e dandoci appuntamento per la prossima, perché a questo punto aspettiamo che finisca la quarantena per riniziare, perché in questo caso si tratta di riniziare tutto. Vi auguriamo una grande, 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 un grande augurio da tutta noi di Sport Piceno. Grazie mille, grazie Pietro, grazie a tutti gli ascoltatori di Sport Piceno, grazie per l'opportunità e senz'altro magari ci risentiremo in un'occasione che è appunto di una ripartenza e magari in prossimità magari di una gara, un post-gara con i successi che sono quelli che sostanzialmente dovrebbero esserci in questo momento insomma di tristezza, tra virgolette. Quindi non vediamo l'ora di tornare per noi in un palazzetto che sia, ma anche solo ad uscire fuori a respirare l'aria in piena libertà, anche se ci vorrà un po' di tempo, però siamo fiduciosi e aspettiamo.